Come sai, il suono digitale può essere fondamentalmente di due tipi, audio e MIDI. Nel precedente episodio abbiamo visto due editor per trattare il formato audio, che per sua natura non permette troppe libertà di intervento, perché nasce analogico e viene prodotto esternamente alla DAW. Nel caso del MIDI, invece, le informazioni musicali sono trattate numericamente e gestite, suonate a posteriori da strumenti software o da strumenti MIDI esterni. Questo ci dà una totale libertà di intervento. Per questo le DAW ci mettono a disposizione molti più strumenti per intervenire sulle informazioni MIDI. Oggi ti farò vedere il primo di questi, il Piano Roll Editor, che è uno dei modi possibili per fare editing musicale. Ti chiedo intanto, se non l'hai già fatto, di iscriverti al canale, di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche, di mettere un like al video e se vuoi di scrivere nei commenti. Ok, vediamo intanto come accedere al Piano Roll Editor. Un metodo rapido è quello di fare doppio clic su una regione MIDI per aprire l'editor e anche per chiuderlo. O anche con la traccia selezionata, dalla control bar clicchiamo su Editor. La stessa cosa dal menu View, Show Editor. Per aprire invece il Piano Roll Editor come finestra separata, andiamo dal menu Window e scegliamo Open Piano Roll. Le finestre separate sono molto comode se si lavora con doppio monitor, ma con un monitor solo è meglio aprire quella integrata, così abbiamo una vista su tutto senza sovrapposizioni. Il Piano Roll si presenta come una griglia temporale. In verticale abbiamo il pitch, cioè l'intonazione delle note. Sul lato sinistro c'è la rappresentazione di una tastiera che ci aiuta a individuare le note. In orizzontale si muove il tempo, esattamente come nella Trax Area. Sulla griglia, la display area, ci sono le regioni della traccia di strumento software selezionata in cui si posizionano le note, che si presentano come rettangoli colorati. La posizione verticale indica la loro intonazione, la collocazione in orizzontale è il punto in cui inizieranno a suonare e la lunghezza ne esprime la durata. L'intensità del colore invece è la linea centrale che attraversa ogni nota. Indicano la velocity delle note, cioè la forza con cui sono state suonate. Parte dal valore più basso di colore viola, passando per il blu, l'azzurro, il verde, l'arancio, man mano che si sale fino ad arrivare al rosso, che rappresenta il valore più alto di velocity. Qui in alto abbiamo la barra di menu del Piano Roll. Troviamo quindi i menu di editing, di funzioni e delle viste, e più altri comandi come quello per visualizzare solo le note usate in questa regione, l'automazione, il controllo di input e output del MIDI, l'attivazione del Catch Playhead, i tool di editing, un piccolo display che indica la posizione del puntatore, il menu di snap e i soliti controlli di zoom dell'area. Sotto al menu bar troviamo il righello e la playhead, che indicano la divisione temporale e la posizione di riproduzione rispecchiando quella della Trax Area. Sul lato sinistro c'è l'inspector dell'editor con i controlli di quantizzazione di tempo e di intonazione e il controllo della velocity. Le note in una traccia di strumento software vengono aggiunte quando si fa una registrazione MIDI, come abbiamo visto nell'episodio numero 6, ma si possono anche aggiungere manualmente dal Piano Roll Editor. Possiamo selezionare il Pencil Tool dal menu Tool, o ce l'abbiamo anche in combinazione con il tasto Command, e cliccare su una posizione nella display area.
Aggiungiamo così una nota MIDI. La lunghezza della nota corrisponderà a quella dell'ultima nota selezionata, quindi se seleziono questa qui, inserisco la nota, avrà la stessa lunghezza, che possiamo comunque poi anche modificare. Ma già mentre la inseriamo possiamo determinare la lunghezza tenendo premuto il tasto del mouse e trascinando a sinistra o a destra. Quindi clicco, trascino e mi fermo all'altezza in base alla lunghezza che vogliamo che la nota abbia. Mentre facciamo questa operazione possiamo notare che viene visualizzato un help tag che ci accompagna spesso nelle nostre operazioni, che ci indica in tempo reale le informazioni sulla nota che stiamo editando. Quindi possiamo vedere la posizione della nota, cioè dove comincerà a suonare, la lunghezza assoluta e relativa e il pitch. Per selezionare le note facciamo semplicemente clic col tasto sinistro del mouse sulle note che vogliamo selezionare, per selezionarne una alla volta. Tenendo premuto il tasto Shift dalla tastiera aggiungiamo le note alla selezione. Cliccando invece nell'area col tasto sinistro del mouse fino a raggruppare più note e rilasciando il mouse vengono selezionate tutte le note comprese nel rettangolo disegnato. Cliccando invece su una nota della tastiera si selezionano tutte le note presenti a quel dato pitch. Per spostare le note, dopo averle selezionate una o più note, possiamo trascinarle orizzontalmente per spostarle nel tempo. Io faccio sempre Command Z per ritornare alla posizione di partenza a ogni operazione che mostro. E le spostiamo verticalmente invece per cambiare il pitch. Per copiare invece le note teniamo premuto il tasto Option mentre trasciniamo una nota o più note selezionate in una nuova posizione. Quindi vediamo che appare l'iconcina del più e così abbiamo duplicato questa nota. Selezioniamo più note, tasto Option e abbiamo duplicato il gruppo di note. In alternativa si può usare il classico metodo del copy and paste, per cui seleziono le note che voglio copiare, tasto destro, Command C, copy, poi posiziono la pliad nel punto in cui voglio incollare le note e faccio Command V, incolla, ecco le note copiate. Per ridimensionare le note mi posiziono sull'estremo destro o sinistro di ogni nota e trascino orizzontalmente cambiando la lunghezza della nota. Stessa cosa per più note selezionate. A volte però può essere difficile prendere la testa della nota per ridimensionarla se abbiamo una vista molto ridotta, con note dalla lunghezza molto breve. Quindi in questo caso possiamo utilizzare il finger tool che ci permette di ridimensionare una nota a prescindere dal punto in cui la selezioniamo, il punto in cui ci clicchiamo sopra. Quindi la prendo in qualsiasi punto, la trascino ridimensionandola. Ovviamente in alternativa possiamo sempre aumentare il livello di zoom in modo da prendere più agevolmente le note e poterle manipolare. Vediamo anche come cambiare la velocity di una nota. Selezioniamo una nota e qui dal controllo velocity possiamo agire notando come cambia man mano il colore.
ma possiamo usare anche il Velocity Tool, che ci permette di cliccare e trascinare direttamente dalla nota cambiandone il valore della velocity. Notate che in tempo reale appare un help tag che ci indica il valore della velocity man mano che cambia. Ovviamente cambierà man mano il colore della nota e il rigo centrale che ci visualizza la quantità di velocity. Da notare anche che se seleziono più note con valori differenti di velocity e aumento la velocity, aumenterò in maniera relativa la velocity, però il valore si fermerà nel momento in cui una di queste note raggiungerà il valore massimo. Ecco, c'è una nota che ha raggiunto il valore massimo, 127, le altre si sono fermate a una distanza relativa rispetto a quella del valore massimo. Stessa cosa verso il basso, si fermeranno alla nota che ha raggiunto il valore minimo. È importante conoscere bene l'editor Piano Roll, perché di fatto è l'editor principale per intervenire sulle note e sugli eventi MIDI, quindi ti consiglio di giocarci abbastanza per acquisire padronanza dello strumento. Buon divertimento!